è appena finita Roma-Atalanta qui all'Olimpico. La Roma subisce un brutto stop casalingo con una diretta concorrente per il quarto posto, nonostante questo la curva sud sta continuando a cantare. Brutto stop perché la Roma aveva anche meritato di passare in vantaggio con un'occasione clamorosa con Dzeko nel primo tempo, una clamorosa con Zaniolo nella ripresa con il portiere praticamente già per terra dopo una bella azione, dopo un intervento di Toloi miracoloso è riuscito a evitare il gol. Poi però la Roma a metà secondo tempo è un po' calata, l'Atalanta è salita soprattutto a livello fisico, la Roma l'ha subita un po' soprattutto sulle fasce con Atebur in particolar modo, e poi a metà ripresa è venuto questo gol di Zapata inizialmente in panchina da un'ingenuità clamorosa di Veretout che ha battuto malissimo una punizione senza pericolo a centrocampo a favore della Roma, dal quale poi è nato il gol di Zapata che è stato freddo sotto porta. Poi c'è stata una grande occasione per Kalinic per il pareggio nuovamente e poi due occasioni clamorose per l'Atalanta per chiuderla definitivamente. Gol poi arrivato al 90° con De Ron con la difesa della Roma su una punizione veramente laterale, non pericolosa, difesa immobile, quindi tutti male dietro, anche se fino a quel punto Smalling aveva fatto per esempio un'ottima partita, ma nel complesso la Roma aveva subito ben poco, qualche cross laterale non finalizzato, però non era andata male. È un brutto stop, la Roma deve ricominciare subito a lavorare e subito da domenica con Lecce-Roma per tornare a lottare di nuovo per questo quarto posto che sembrava alla portata fino a due ore fa, ma già diventa difficile nuovamente dopo queste tre vittorie consecutive, questa brutta sconfitta. Saremo a vedere il continuo del cammino di Roma e Atalanta, ci vediamo sempre per nuovi video, iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con la campanella e ci sentiamo presto con tantissimi nuovi video, live e non solo. Ciao amici!